ragazzi, siamo riusciti a vincere contro un Bologna comunque la 3-3 consecutiva per 6-1, una vittoria convincente dopo essere passati in svantaggio, quindi segno di reazione. Però ragazzi, è inutile che vinci 6-1 con lo Bologna, mi perdi tutti i big match possibili 5 su 5, quindi c'è poco da esultare, c'è solo da rimboccarsi le maniche e cercare di vincere almeno con l'Atalanta domenica, l'ultima partita prima del mondiale, per dare una scossa alla squadra. Mi sa, ragazzi, un bel like, un bel che sia nel canale con i 200 iscritti e condividete il video ovunque. È uscito poco fa anche il post partita di Sassuolo Roma. Passiamo in svantaggio, ragazzi, dopo un inizio, una prima mezz'ora veramente imbarazzante, indecente per una squadra della nostra portata. Perché, ragazzi, hanno due occasionissime con Barrow e Arnautović sprecate clamorosamente, la seconda grande parata di Onana, che non si fa passare il pallone sotto le gambe. Poi, ragazzi, arriva il meritato vantaggio del Bologna con Lico Gianni, il tiro di Orsolini da fuori area, deviazione del terzino greco che manda fuori causa Onana, che era andato da una parte e poi è andato dall'altra. Andava 2 a 2 ma ormai era troppo tardi, era spiazzato. 1-0 Bologna meritato. Poi, finalmente, ragazzi, abbiamo la scossa con Edin Dzeko che fa un gol bellissimo dopo una ribattuta sul cross di Dumfries, mi sembra proprio di Lico Gianni. Dzeko col destro al volo da fuori, dal limite dell'area, fa un gol veramente pazzesco all'angolino in prima per Skorupski, che nulla può fare. Poi, ragazzi, noi ci svegliamo e parte Di Marco, parte l'ego, parte la pazzia, parte il fuori classe Di Marco, che fa un gol bellissimo su una punizione che per me, ragazzi, non c'era assolutamente, perché Soumarò prende la palla lì, non prende mai il giocatore, quindi è una punizione inesistente. Però, ragazzi, Di Marco è bravissimo a sparare al suo primo palo, forte tesa come sa far lui, cioè forte tesa, forte e piazzata all'angolino dove Skorupski la vede rimbalzare, poteva far meglio, però ragazzi, poi non è entrato, per nostra fortuna. E poi ragazzi, da lì è arrivato anche il 3-1 di Lautaro, che finalmente si è sbloccato dopo 4 partite a secco sul grande cross di Calhanoglu dall'angolo. Poi ragazzi, ormai la partita era in discesa, nel secondo tempo abbiamo dilagato, sempre con Di Marco, ha fatto un gol incredibile, con Sosa, disastroso, ragazzi, subentrato, 2002. E il primo gol di Di Marco è colpa sua, visto che si fa saltare come un birillo. Poi Di Marco fa un bellissimo gol all'angolino di sinistro a giro, da centravanti vero questa partita per Federico Di Marco. Poi ragazzi, Sosa fa un'altra genialità su un tiro di Dzeko, fa fallo di mano veramente evitabile, ti insegnano a scuola calcio di tenere dietro le mani in area, calcio di rigore trasformato perfettamente da Calhanoglu, che spiazza Skorupski per la quinta volta. E poi ragazzi, questo Sosa è veramente indecente, quindi per questi palcoscenici. E poi ragazzi, arriva anche il 6-1, grande azione di Dzeko, probabilmente il migliore in campo, che va sul fondo, cross dentro per gol, subentrato, al posto proprio di Di Marco e a porta vuota, ragazzi, non può sbagliare. Classico gol tipo quello contro il Barcellona, quello contro il Milan l'anno scorso in Coppa Italia di Gosens. E in questo momento Di Marco è intoccabile, grande prestazione comunque di tutti, e a parte Bastoni che così così, gli altri tutti abbastanza bene, ragazzi, poco da dire. E Mkhitaryan un po' spinto oggi. Questo ragazzi è il mio video, vi saluto nei commenti, cos'è per il prossimo video.